In una scuola alle prese con un faticoso tentativo di rientro alla normalità dopo tanta didattica a distanza, febbraio apre una finestra sugli ultimi mesi dell'anno scolastico particolarmente delicati non solo per i maturandi. A Centro Studi, luogo di formazione in via Montello nel centro storico di Pesaro, si intensificano le preparazioni sia in forma collettiva che individuale. Il mese di febbraio è un mese spartiacque perché um, noi ci prepariamo con gli studenti che frequentano i nostri corsi collettivi del mattino e anche con gli studenti adulti che svolgono preparazione individuale. Ci prepariamo al rush di fine anno, cioè a preparare gli esami di fine anno compreso per chi fa la quinta l'esame di maturità. Quindi la preparazione scolastica per gli esami di fine anno ma anche. È il mese in cui diverse famiglie ci chiedono un aiuto per delle preparazioni intensive per i propri figli che magari hanno riscontrato, alla consegna delle pagelle, dei problemi nelle varie scuole pubbliche del territorio. Servizi di formazione che spaziano dal mattino alla sera, conciliando anche le esigenze degli studenti lavoratori. I nostri servizi quindi sono la preparazione scolastica, per studenti giovani che svolgono, frequentano i corsi collettivi del mattino e la preparazione individuale per gli studenti adulti lavoratori che invece frequentano prevalentemente in orario serale. E, e quindi il mese di febbraio è un, un momento in cui noi iniziamo specificamente la preparazione in vista degli esami di fine anno. Dopodiché, soprattutto nella seconda parte dell'anno, quindi nel secondo quadrimestre, il, il servizio di ripetizioni in varie materie diventa molto più intenso perché sia gli studenti che hanno la maturità sia anche gli studenti degli altri anni eh, ci chiedono di eh, colmare le lacune, di eh, svolgere preparazioni individualizzate per sistemare magari alcune materie in cui hanno avuto voti carenti eh, alla consegna delle pagelle. Per la didattica è un 2022 partito all'insegna dei riscontri di un ultimo rapporto in Valsi che ha visto l'acuirsi di diverse carenze d'apprendimento figlie del biennio di pandemia. Dall'ultimo appunto rapporto in Valsi è venuto fuori che i ragazzi un po' in tutta Italia sono carenti sia nelle materie letterarie come l'italiano, l'inglese e anche in matematica. Quello che stiamo notando noi, aiutando anche i ragazzi non solo diciamo in preparazione alla maturità, ma un po' di tutte le, le classi, è che ultimamente c'è bisogno proprio di recuperare le lacune che la dad in questi due anni e poi in quest'anno che è stato un po' singhiozzo perché un po' andavano a scuola e un po' no, c'era bisogno di, di recuperare appunto le lacune nelle varie materie, anche in materie che normalmente eh, in altri anni bastava studiare. Capitano spesso ragazzi che chiedono aiuto in storia, in filosofia, per schematizzare, per trovare anche un metodo di studio che li aiuti comunque ad avere una maggiore chiarezza, eh, che molto spesso purtroppo non riescono ad avere in questa situazione un po' difficile, insomma. Quello che notiamo poi è che eh, da parte dei, dei ragazzi, poi c'è una voglia comunque di, di apprendere, nel senso che chi viene comunque anche a chiedere un, una mano. È sempre molto propenso a recuperare quelle che sono state le lacune perché considera comunque anche lo studio una, una, il suo impegno importante. Insomma. E poi un'altra preoccupazione che in questo momento sta un po' interessando i giovani e lo vediamo anche dai, dai telegiornali, è un po' l'esame di maturità. Erano abituati in questi ultimi due anni a vedere no, l'esame orale, il maxi orale, adesso siamo tornati alle prove scritte. Io da parte mia posso dire che sono contenta che il tema è stato riportato perché è fondamentale che loro sappiano scrivere. Ai ragazzi che vengono qui al mattino la prima cosa che dico è che noi faremo tanti temi perché il tema vi servirà in futuro anche solo per fare una relazione lavorativa, non serve solo per i cinque anni di superiori. E noi stiamo, ci stiamo esercitando tanto sia sulle tipologie di, di tema ma ci si può esercitare anche sulle tipologie delle, terze, delle seconde prove perché eh, sarà comunque tutto basato sugli esami degli anni precedenti, quindi non è un, un lavoro diciamo, da zero. Ma è un lavoro che, che si può fare tranquillamente. Noi con i nostri studenti lo facciamo tranquillamente la mattina. Gli, idea, gli stiamo dando le indicazioni per eh, fare una buona riuscita nel, nella prima e nella seconda prova perché le capacità diciamo, ce le hanno, c'è solo bisogno di, di lavorare un po' più eh, intensamente in questo periodo qua.